Allora, sei pronto? Che hai portato? Sono guanti da cucina. Sembreremo due dilettanti. Che cos'è? Un fucile a canne mozza, era quello che volevi, no? Con un colpo ristendiamo tutti. Due sere fa hanno rapinato la partita di Trotman. Le mani, le mani, le mani! Sulle mani andrà tutto bene. Sono solo soldi. Come ci muoviamo? Cominciamo con Trotman. Non saranno mai d'accordo con niente di più. E che vuol dire? Vogliono soltanto che gli parli. Che succede? Ehi! Che gli parli. Appena una sbattuta. Senza fargli troppo male, non vogliono. Facciamoci una birra? Abbiamo i due ragazzi. Uno ha iniziato a vantarsi di aver appena rapinato una partita. Non li capisco, i giovani non tengono la bocca chiusa su niente. Vedrai che bel falò, come piace a me! Chi sarà a farlo, tu? Per lui serve Mickey. Mickey di New York? Vorresti che facessi una doppia? Niente in contrario. Non pagheranno mai per due. È un lavoro da fare in due. Vengo qui tutti i giorni. Lo so. Io non ti conosco. Mi conoscono in pochissimi. Sei in una posizione invidiabile. Tu puoi scegliere. Senti, io non so se posso farlo. Hai sbagliato. Devi mettere le cose a posto. There's a man going round taking names. And he decides who to free and who to blame. Hai mai ucciso un uomo? Piangono, implorano, chiamano la mamma. Io li uccido dolcemente, da lontano. Sei qui per un motivo, te lo ricordi? Io non prendo ordini da te! Scendi dalla macchina! Non ho fatto niente! Sai che devi fare, vero? Questa è un'attività fatta di relazioni. Ma non farmi ridere. Io vivo in America. E in America sei sempre solo.